Ok, in teoria dovreste già rivedermi. Se me lo confermate. Mi cambio maglietta perché questa non è adatta ad Hogwarts. Vabbè, dai, raga, però non sto messo male, dai. Dai, tutto sommato non sto messo malissimo, dai, poi su. Cioè, comunque c'ho 31 anni, cioè, nel senso, non è che sono più giovanotto. Cioè, comincio a tenere una certa età io, eh. Voglio dire. Ah. Ok. E mi rimetto anche la Alexa Studio Verde. Raga, allora, Avada Kedavra totalmente broken, raga. Cioè, l'Avada Kedavra, eccolo qua. Eccola qua, l'Avada Kedavra. Totalmente OP. Faccio vedere le maledizioni. Eccole. La prima è Imperio. La seconda è Crucio e Avada Kedavra. Allora, per farvi vedere la Avada Kedavra, dobbiamo fare intanto. Volete vederla subito? Volete che ve la mostro subito? La volete vedere subito? E invece non me la faccio vedere subito. Dovete aspettare, bastardi. Dovete aspettare che facciamo una missioncina. Cioè, no, in realtà. Ma ve la faccio vedere subito. Allora. Missione. Abbiamo una missione così ve la faccio vedere. Con Sebastian, mo. Io lo ficchiamo al culo perché tanto. Ok. L'hai già vista su YouTube, bro. Va qua. Perché non fai uno slot con le maledizioni? Tutte maledizioni. Che non serve. Eccolo. Potremmo farlo qui. Facciamolo qua. Sai cosa sto pensando? Che Pronti, potremmo regà? rubare qualche animale dai recinti Allora. di Hogwarts. Imperio. Intanto usiamo Imperio e questa è maledetta. Questo è maledetto. Questo è maledetto. E adesso, signori. Oh, vado che dovrò! Ti ucciderò prima che possa rendertene conto. Prima. Confringo! Expelliarmus. Crucio! Crucio! E sciotta tutti i maledetti. Cioè tutti quelli che noi abbiamo maledetto sono sciottati, raga. Quindi ora io ho la combo di magie che maledicono tutte. Quindi qual è il moveset del mio personaggio? Maledico, maledico, maledico più persone possibili. Dopodiché Avada Kedavra. E muoiono tutti. Perché appunto, regà, ho potenziato tutti quanti i talenti delle arti oscure. Perciò, cari streamer qua 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 che provate a sbloccare l'Avada Kedavra, non sarete mai forti. Mai. Perché sono io il signore oscuro. Verde. Scherzo. Scusate, ero sono entrato troppo nel personaggio. Revelio. Troppo forte, raga. Avada Kedavra fortissimo. Vabbè, andiamo a fare una missione, che dite, però?
E in realtà potremmo finire il gioco. Che ne pensate, chat? Nocciolina deve essere qui da qualche parte. Eccola. Su, su, non ti farò male. Non ti farò male. Ti ho solo congelato. Ma la missione è finita? No, mi sa di no. No. Ragni. Dov'è Nocciolina? Ah, aspetta, forse devo andare qua. Unicorno. Ho staccato la live, ragazzi, perché questa almeno è solo Harry Potter e l'altra rimane solo per il nutrizionista. Ciao. Revelio. Finiamo il gioco. Nel gioco non puoi essere realmente un villain. Ma in realtà sì. Bro, nel gioco tu puoi essere quello che ti senti in realtà. Se tu vuoi fare il villain, puoi farlo. Tu, ma quante ore sono all'incirca per finire la storia principale? Una quarantina, mi pare. Revelio. Poi, regà, ci stanno tutte le secondarie, eccetera. Stanno un botto di roba, eh. Facciamo una gara? Qua non fa più ding, perché vuol dire che... Cazzo! Revelio! Dobbiamo fare la prova di Bakar e poi abbiamo finito il gioco. No. Devo aspettare il 10, eh. Non litigate. Mirtilla? Ovviamente non è Mirtilla malcontenta. Perché qui Mirtilla non esisteva. Oh. Incantesimo bomba. Vabbè, ma non lo uso. Andiamo. Comunque, raga, quanto cazzo è grosso Hogwarts. Vabbè.
Revenio. Potrei sbloccare questo, ma... È stato un incidente! Tazza! Madonna, quante robe da sblocca ci stanno, regà. Mamma mia. E... Imperio sì, potrei toglierlo dall'altro slot. Sì, avete ragione. Ma tanto nell'altro slot, regà, non saprei che cosa metterci. Il fantasma di prima era Priscilla Corvo Nero. Che piacere rivederti, mio giovane. C'è scritto? Spero che il professor Fig abbia ricevuto il mio gufo. Devo informare lui e i custodi che Ranrock sa dove si trova. Stando al gufo che ho ricevuto, Ranrock si sta muovendo più rapidamente di quanto potessimo prevedere. Questa notizia è pessima. Ci auguravamo di avere più tempo per decidere il da farsi. Ascoltiamo cosa ha da dire. Professore, ha ricevuto il mio gufo. Ranrock si è impossessato dell'ultimo diario di Gradbarb. Ha ucciso Lodgok per averlo. Sa dov'è il deposito finale. Per Godric. Lodgok e Ranrock erano fratelli. Lodgok stava portando il diario a me. Ranrock è un mostro. Dobbiamo scoprire dov'è l'ultimo deposito. Questo cambia tutto. Ranrock ha i diari di Gradbarb e conosce la posizione del deposito finale. Ma avevamo lanciato Oblivion su Gradbarb. Tenne dei diari. Perché mai documentare tutto? Non sapeva cosa volessimo contenere. Isidora disse a Gradbarb della magia quando gli chiese di costruirle un contenitore. Ho visto i suoi ricordi. Isidora si è lasciata dietro dei ricordi. Quindi sai cosa ha fatto? I suoi ricordi mostravano cosa fece per il padre, come ho visto anche nel pensatoio del professor Rookwood. E poi una conversazione con Gradbarb, in cui spiegava la sua frustrazione dovuta ai limiti posti al suo uso della magia antica. Alla luce dei ricordi che ha visto, ritengo che il nostro giovane amico sia consapevole delle gravi circostanze in cui ci ritroviamo. La prossima prova richiederà un livello eccelso di abilità magica e la capacità di interagire al meglio con vari animali. Trova un volto di pietra e dei viticci. Sappi che dovrai affrontare gli animali che fan parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Il professor Bacar ti aspetterà al suo pensatoio. Raga, è l'ultima prova, livello poi credo ci sia il finale. Magica? Capacità di interagire al meglio. Le 22, secondo me stasera lo finiamo. Suppongo dovremmo iniziare la ricerca di questo volto di pietra e vitici, qualunque cosa sia. D'accordo. La professoressa Weasley mi sta tenendo d'occhio. Forse è meglio incontrarsi direttamente lì. Non diamole motivo di correre dal professor Black. Ci vediamo vicino alla costa. Forse potrai dirmi qualcosa in più sui ricordi di Isidora a cui hai assistito. Io non mi fido per un cazzo di te, Broscock. Ti dico proprio la sincera verità. Madonna! Non so com'è il finale, no? Come dico sempre, viaggiare apre la... Ok, devo girare ancora.
sempre gli incarichi più noiosi. Revelio! Porco due, quanta roba devo sbloccare, ragazzi, guarda qua. Maron me. Questo gioco secondo me da platina è impossibile. Non ho preso nemmeno un trofeo d'argento, raga. Dopo aver giocato più di 40 ore, come valuto il gioco? Il gioco, ragazzi, io personalmente lo valuto in maniera eccezionale. Revelio! Cioè, il gioco è eccezionale, raga. Davvero intrigante. E vi dico che se gli dessero il GOTY già adesso non sarebbe sbagliato niente, raga. Che giochi ci sono in uscita quest'anno, scusatemi? Non mi pare che ci siano grandi. C'ho la Vada Kedavra, sì. Ezmingo, bentornato, amore. Spider-Man 2, eccoti qui. Non è da GOTY. Non puoi entrare con la cavalcatura, lo sapevi. Ecco la Vada Kedavra. Eccolo qua. E ora che cominci? Ah, sei qui. Buone notizie. Non ci saranno seguaci. Revelio! A metterci i bastoni tra le ruote. D'altro canto, questo. Confringo! Hanno già tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Quello è un. Ma certo, ho capito cosa c'è da fare. Fa attenzione. Riconosci quella testa scolpita lì? Sì. Sembra è un animale fantastico. E tutte quelle impronte scavate nel terreno mi portano a pensare che servirà proprio un Graporn per aprire la strada. Ecco cosa intendeva il professor Rackham quando parlava di capacità di interagire con gli animali. Madonna, raga, che bella sarà sta missione. So che qui vicino vive l'ultimo di una lunga dinastia di Graporn. Lo chiamano il Signore delle Rive. Temo che dovrai portarlo qui. Cosa accadrà poi? Non so proprio dirtelo. Bene. Farò ciò che va fatto. Ottimo. Conosco abbastanza bene questa zona. Cerca i resti di una grande creatura marina. È lì che devi andare. Il professor Rackham ha detto chiaramente che devi affrontare gli animali che fanno parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Quindi ti auguro buona fortuna. Attenderò il tuo ritorno alla sala delle mappe. Ok. Si sono basati sulla storia di Harry Potter, ma svolgendolo in un modo. In modo pazzesco. Stravolgendolo, sì. Graporn. Orco Diaz, dove cazzo devo andare? Revelio! Maron mi. Io personalmente, raga, vi dico la sincera verità, Zelda non lo giocherei mai. Cioè, io personalmente Zelda non lo gioco, raga. Cioè, ma mai no. Mai non lo so, perché comunque se mi pagano lo gioco. Però vi dico, io personalmente non mi fa né caldo né freddo. Ma io perché non sono un fan di Zelda, raga. C'è. Zelda Breath of the Wild io l'ho provato, ma ecco uno di quei tavoli menzionati dalla professoressa Sha. Revelio! Ci
sta qua sotto, si vede? Sto Graporn. Deve essere questo il posto. Chissà chi ci viveva qui. Cosa hai in serbo per me questa volta? Io non so. Revenio. Io non so come si svolge questa prova, raga. Proviamo. Riparo. Wingardium Leviosa. Glacius. Faccio. Qualcuno mi sa spiegare. Bombarda? Bombarda. Ah. Revelio. Riparo. Revelio. E mo? Ah, ce n'è un altro là sotto. Bombarda. Revelio. Bombarda. Adesso ne sarebbe fiero. Ah. Easy proprio. Revelio. Andiamo ad affrontare sto mostro. Molto bene, signore delle rive. Fatti vedere. Confermo.
guarda, gli fa malissimo. Non so se togliere intanto un attimo le maledizioni, regà. Le togliamo un secondo, dai. Zio, però è... Resisterò ancora a lungo. Expelliarmus. No, questo non è naturale. Defido. Bombarda. Expelliarmus. Mannaggia tua madre. Confringo. Ha fatto consumare un sacco di voce. Expelliarmus. Mori. Confringo. Mi serve il tuo aiuto. Vediamo come la prenderà il signore delle rive quando scoprirà che il suo territorio è stato invaso. Quella tizia fissata stava per pagarci il riscatto. E per colpa tua l'abbiamo perso. Rallenta ora. Ecco, così. Non c'è bisogno di correre ora. Rallenta ora. I tuoi giorni da bracconiere sono finiti. Raga, sì, non è in carro armato, raga, questo è veramente...
È il Goat. Questo non basterà a fermare il signore delle rive. Che ne dici di accelerare un pochino? Bradbury, non c'è bisogno di correre ora. Che vi piaccia o no, attraverseremo quel ponte. Ero sicuro di aver sentito qualcosa. Mamma mia, ragazzi. È ora che ve ne andiate. Ora parlo, spero. Parole. Cioè, scusate, ma non ho veramente parole. Sì, la caricherò su YouTube, sì. Rallenta per forza. Ora. Ecco, così. Anzi, aspetta, va. Aspettate, ma fatemi fare una miniatura per questo. È il momento di accelerare. Andiamo a fare un viaggetto. Se avete degli amici che stanno magari dispersi per Twitch, chiamateli, cazzo, ma fategli vedere sta roba. Lui non può venire, immagino. Revelio, raga. In teoria la boss fight noi l'avremmo fatta. Che forte, raga. Forse il professor Rackham ha fatto bene a fidarsi di te. Io ho ancora qualche riserva, però. Isidora, come vedrai, non era ciò che sembrava. Posso solo sperare che tu lo sia. Nei miei ricordi troverai risposta a qualsiasi domanda tu possa avere sul potere che devi proteggere. Grazie, professor Bakar. Ci rivediamo alla sala delle mappe.
Revenio. Infatti. No, in realtà, raga, la boss fight è completa. La nostra boss fight era il grifone. Perché se guardiamo nel ricordo è fatto. Colui che non dimentica. In teoria c'è il finale del gioco, raga, in teoria. Sei qui, Isidora? Isidora? Oh, signor Morgan, anch'io. Signor Morganek. San, bene sei qui. Isidora non era in casa. Lo so. Ma suo padre... Oh, Percival. Cosa c'è? È come se non soltanto il dolore, ma ogni emozione lo avesse abbandonato. La situazione è peggio di quanto temessi. Niva aveva ragione. Isidora non ha mai smesso. Ho scoperto che ha addirittura usato quella magia sugli studenti. Riuniamo gli altri. Devi tornare immediatamente alla sala comune. D'accordo. Grazie, Loris. Ma che cosa hai fatto? Inspira. Studenti, Isidora. Tutti quanti soffrono. E perché? Per la vostra arroganza, la vostra ossessione per i segreti. Ora non soffriranno mai più. Né mio padre, né i miei studenti. Nessuno. Isidora, posa subito la bacchetta. Professore, mi avete insegnato a usare il mio potere, non a sprecarlo inutilmente. Io non ti ho insegnato questo. Expelliarmus! Porca troia! Ma? È ancora viva.
Revelio! Sono uscite le carte di Locke. No, non l'ho visto. Revelio! Le caverne sotto Hogwarts, quelle della battaglia contro Isidora. È lì che si trova il deposito finale. Sì, non potevamo distruggere i trefoli di emozioni che Isidora aveva rubato a tante persone. Quindi ciò che abbiamo fatto è stato tenerli al sicuro. Capimmo inoltre che finché non fosse stato possibile distruggerli, anche la magia utilizzata per crearli avrebbe messo a rischio la stirpe dei maghi. Di conseguenza siamo diventati custodi, custodi di un segreto imperscrutabile. Sapevamo che un giorno una persona in grado di vedere le tracce di magia antica sarebbe potuta cader vittima del suo fascino. Abbiamo creato le prove per condurla a noi e permetterle di dimostrarsi degna della conoscenza che abbiamo tenuto nascosta e delle responsabilità che a essa si accompagnano. Non mi sono dimostrato all'altezza, professore. Devo arrivare a quel deposito prima di Ranrok. Sì, l'hai fatto e lo farai ancora. Ma il deposito è protetto da una magia antica molto potente. Per accedere devi creare una bacchetta speciale usando i 4 manufatti che hai trovato sopra i nostri pensatoi. Quindi per ora il deposito è al sicuro da Ranrok. Se egli, come sospetti, è in grado di sfruttare il potere dell'altro deposito, allora temo che riuscirà a superare le nostre difese. Allora devo affrettarmi a creare la bacchetta. Forse il signor Ollivander mi aiuterà. Un altro Ollivander? Non mi sorprende. E sono anche sicuro che ti dirà che questa bacchetta può essere usata solo per un unico scopo. Torna con la bacchetta e apriremo il passaggio per proseguire. Invierò un gufo a Ollivander e mentre sei da lui avvertirò la professoressa Weasley. La professoressa Weasley? Sì, forse ho sbagliato a non informarla prima delle intenzioni di Ranrok. Spero solo che non sia troppo tardi. Se Ranrok ha davvero intenzione di trivellare sotto Hogwarts, secondo me, raga, figa, è il boss finale possibile. D'accordo, professore. Ci vediamo presto. No, più che altro, raga, perché io devo scoprire chi è il boss finale, perché io devo spoilerare a Joseph. Come faccio sempre. Non c'ho la missione. Fig sicuro è un parente di Isidora. Niente di più semplice. Che devo fare mo? Hogsmeade, sto arrivando. Ecco Ollivander. Spero proprio possa aiutarmi a creare la bacchetta dei custodi. La bacchetta perfetta. Oddio, regà, l'avete vista? Regà, avete visto che bacchetta? Salve, signor Ollivander. Mi chiedevo se potesse aiutarmi con una faccenda. Certo. Il professor Fig mi ha annunciato il tuo arrivo con un gufo. Mi sa che è quella di Sambuco. Mi ha detto che ti serve una bacchetta speciale e che mi avresti portato tu i materiali. Sì, signore. Eccoli qui. Oh, cielo! Straordinario e davvero insolito. Sarò sincero, non ho mai realizzato una bacchetta così. Ne ho riparate, quello sì, ma è tutt'altra cosa. Mi vuoi mettere davvero alla prova, eh? Penso di poter lavorare con quanto da te fornitomi. Vedremo cosa riesco a fare. Regà, dall'immagine sembrava quella di Sambuco. Dall'immagine della missione.
Ho finito. Non è di Sambuco. Devo avvisarti, non ho mai visto una bacchetta come questa. Sospetto che, come suggeriva il professor Fig nella sua lettera, sia concepita per uno scopo ben preciso e che sia inutile per qualsiasi altra cosa. Ho capito. Grazie. Non c'è nessuno ad aiutarti ora. Attenzione. Ho organizzato un incontro faccia a faccia. Ok. Oh, andiamo. Non c'è bisogno di fare scenate. Visto quel che sa ora Ranrok, sarai concorde che i nostri interessi sono allineati. I nostri interessi non saranno mai allineati. Lasceresti che i goblin si prendano ciò che ci spetta? Il deposito finale appartiene alla stirpe magica. È da sciocchi non collaborare. Cosa nascondi lì? Questa visita da Ollivander avrà forse a che fare con la nostra ricerca comune? Non so di cosa tu stia parlando. Quel deposito è mio. Di diritto! Non è quello che Charles Rookwood avrebbe voluto. Che arroganza. Non avrei dovuto provare a ragionare con un moccioso. Lo dico sempre. I bambini devono essere visti e non uditi. Cosa? Che cazzo hai detto? Ma allora è lui che ha maledetto la sorella di... la Rudolph. Con la vada che dà, fra zio. Mi scoppio tutti con la vada che dà. Ok. Expelliarmus! Quella è mia! Seguendo il boccino d'oro! Bombata! Quanta elettricità nell'aria, eh? Mi conviene alzare lo scudo e una pecora! Stupefaccio! Avada Kedavra! Io verrà morte dal cielo! Proseguo! Merda! Mi piace giocare, non è vero? Expulso! Stupefatto! Expelliarmus! Ho appena avuto una congregazione! Crucio! Basta! Quello è stupefatto! Inferno! Expelliarmus!
Guarda che roba, raga. Porco dirci. Pezzo di merda. Stai solo rimandando l'integrità. Aia. Calo di frame qui il gioco. Per te la pacchia è finita. Protesto. Stupidito. L'imperio. Ma no, no, qui. Stupidito. Quandino fatti, raga. Porco due, raga, vada che d'avrà spallato. È morto. Ho vinto. Un'altra bestiola. Protetto. Stupidito. Riesco a crederci. Il regno di Rookwood è finalmente pronto. Dovrò mandare un gufo a Natty. Prima però, meglio tornare alla sala delle mappe e riferire a Tito. È questo il meglio che sai fare? Lo sapevo che eri ancora da che fare. Ti è bastato. Expelliarmi. Protego. Stupidito! Cosa hai fatto? Crucio! Expelliarmus! Confringo! Revelio! Ah, che delizia! Imperio! Come desideri! Protego! Stupidito! Ah, vada da cadavra! Vedi di non arrivare all'infinito, raga? Troppo semplice. Bombarda, protegga! Stupidito! Mi sto solo scappando! Sono qui per eseguire. Ne hai avuto abbastanza. Bomba! Protetto! Stupidito! Ah, che delizia! Raga, questi non muoiono, mi sa che spawnano all'infinito. E raga, mi sa che qua è finito. E qui è stato un grosso errore. Andiamo a... Sono 70 da battere? Dove l'hai visto, scusami? Non capisco perché ce l'abbiano tutti. Come lo sai? No, Nemo. Sono abbastanza bestiacce per tutti. Non è il posto migliore per uno studente non accompagnato. Devi scappare. Ah, sopra c'era il numero. Ah, ok, non l'ho visto proprio. Deposito. Ah, c'era un counter, non l'ho visto. Raga, comunque veramente, la Kedavra è
Cioè, allora, Avada Kedavra in realtà one shot a uno, ma il potenziamento che gli abbiamo dato, regà, è OP totale proprio. Victor Rookwood è morto. Mi ha attaccato appena ho lasciato Ollivander con la bacchetta dei custodi. Ho dovuto difendermi. Per Godric, stai bene? So che sei in grado di difenderti, l'ho potuto constatare in più di una occasione, ma battersi con Rookwood in persona... Ha distrutto tantissime vite e non si sarebbe fermato. Sono felice di averlo fatto io. Hai ragione, non si sarebbe fermato. Hai fatto ciò che dovevi. La comunità dei maghi ti è enormemente debitrice. Professore, grazie davvero per le sue parole. Posso affrontare ciò che mi attende. D'accordo, i custodi ci stanno aspettando. Hai completato tutte e quattro le prove e in circostanze che perfino io non avevo previsto. Ora avrai capito perché la passaporta, la camera blindata, il medaglione, il libro, le prove erano tutti passaggi necessari. Necessari ad assicurarci che una persona con le abilità da noi condivise avrebbe fatto la stessa scelta che San, Niv, Charles ed io facemmo. Ora che hai vissuto il mio ricordo, avrai capito qual è la posta in gioco. Non tutti sono come sembrano. Come sai, non c'è luce senza ombra, come non c'è ombra senza luce. Solo perché possiamo dissipare l'oscurità, non significa che dobbiamo farlo. Neanche i più competenti e ben intenzionati tra noi possono sapere che conseguenze avrebbe manipolare l'inaccessibile. Quel che era chiuso nel deposito, lì deve rimanere. Resisti alla tentazione di distruggerlo o dominarlo. D'ora in poi userai la magia che hai affinato con tanta fatica solo per proteggere questo segreto. Hai la bacchetta, capirai quando utilizzarla. La nostra eredità è nelle tue mani. Senti la host. Possiamo solo sperare di non essere arrivati tardi e che dietro questa porta troveremo solo un bel deposito. Spero proprio. Avete ragione, raga, fatemi salva. Nel castello funzionino anche per le incursioni dal basso. Temo di no, ma ti assicuro che in futuro lo faranno. È riuscito ad avvertire la professoressa Weasley? Sì, speriamo che lei e gli altri arrivino presto. Sanno dove trovare la porta. Comunque sì, raga, effettivamente il mio personaggio è il più figo in assoluto. Più lo guardo, più lo penso. Oh no! Chiedo se ci sia anche Rarok. Andiamo. Reveglio. Se i suoi seguaci sono qui. Cazzo, sono arrivati i goblin. Lontano. Abbiamo affrontato di peggio, professore. C'ho tutte le maledizioni, bro. Questi li scopo in 10 secondi, bro. Ci stiamo a livello. Vada che d'abra! Bombarda! Ci
impedisce di raggiungerlo. Dobbiamo spostarla. Ci penso io. Un momento. Andiamo. Revelio. No, raga, non è che ho fatto benissimo a prendere il ramo scuro. È che ho fatto benissimo a sbloccare tutto. Imperio su troll. Ok. Sono tutti maledetti. Devo caricare Avada Kedavra assolutamente. Sono ancora maledetti? Avada Kedavra! Che rimbalzano con tutti i maledetti. Quella parete è lì il passaggio. Ha funzionato. Andiamo. I miei scompartimenti e equipaggiamenti sono pieni. Merda, proprio adesso. Da decifrare. Devo eliminare un po' di roba, raga. Per forza, che se sblocchiamo qualcosa di utile. Ok, via. Siamo a ritrovare il deposito. Temo abbia ragione, professore. Non ci resta che continuare a cercare. Arriva lo scontro finale, boys. Quello che mi permetterà di spoilerare poi a Joseph. Voglio bruciarmi a Avada Kedavra. Yeah.
stiamo avvicinando, professore, da quella parte. Non voglio bruciarmi troppo, vada che davra. Aspettate, ho sbloccato qualcosa. Cos'è sta scena? I goblin sono riusciti a superare le magie difensive del castello. Mandali di qua! Se ne sbarazzeremo in un battibaleno! Sembra tipo l'ordine della Fenice! Ah. Ce la farà. Che ha sconfitto da solo Andrago. Guarda che mi sei. Protetto! Stupefatto! Impegno! Usarlo. Imperio.
Come fai a non dare un GOTY a un gioco del genere? Oddio no. È bello che ti sorprende in continuazione. Salve. Salve. Presto, la bacchetta. Comunque, piccolo consiglio, raga. Senza Avada Kedavra maxata come c'ho io, il finale del gioco non lo farete mai. Eccolo qua. Per fortuna siamo qui prima di Ranrok. Non riesco assolutamente a crederci. Il deposito giaceva sotto il castello da non so quanti secoli. Pensa a quanto dolore ha generato. Nonché le morti di Miriam, George, del tuo amico Lodgok e di molti altri. Miriam riteneva che questa magia dimenticata potesse essere usata a fin di bene, ma ne ignorava i rischi. Lei non aveva visto ciò che i custodi e Isidora ti hanno mostrato. Ora sei tu custode del potere che contiene. Che cosa pensi di farne? Ho deciso di aprire il deposito. Il suo potere non può continuare a rimanere inattivo. Voglio il potere. Dopo tutto quello che hai visto e ciò che è successo a Isidora? Isidora ha sprecato la sua abilità cercando di salvare le persone. Sono Mirko Riddle. Io non permetterò agli altri di decidere. E il potere del mio lo voglio io. Potere. Non dirai sul serio. Tu, fra tutti, dovresti essere consapevole del dolore e delle sciagure che potrebbe causare. Io voglio il potere. L'arroganza della stirpe dei mali. Oh, è arrivato, va. Eccolo. I goblin hanno costruito il mezza sega, eccolo. Appartiene a noi. Mm-hmm. Basta, Ranrok. Non è mai stato vostro. Ora ho proprio voglia di divertirmici un po'. Un goblin con la bacchetta? Miriam. Se solo mi avesse consegnato il contenitore. Ha ucciso lui, Miriam. Si sarebbe evitato. Strega, sciocca e presuntuosa. Siete fatti della stessa pasta. Non capite quando è ora di arrendersi? Le crocchette, Ido. Sta assorbendo potere dal deposito. La tua patetica magia non può nulla contro di me.
giù. Cazzo! Ha funzionato! Avata Kedavra! Ma non gli ho fatto una sega! Antica. Faccio danno però con queste. Devo cambiare le magie, raga. Devo togliere le maledette. A lui non gli fanno niente, zero. Devo mettere tutte queste. A lui giusto giusto vada che davra gli può fa male, ma se no. Leggermente sotto livellato. Stupefatto. Vedi che non gli faccio un cazzo. Confringo, espediato.
Vabbè, bro. Bro, non sgrava però. Fare tutto in segreto, raga. Schivare tutto in segreto, raga, per non sbagliare. Una bottiglietta l'ho trovata. Saranno altre? Non Oddio. Puoi scappare per sempre, Ranrock! Arrenditi subito e ti regalerò una morte veloce! Merda, raga, non faccio in tempo. Mi strapperai mai il potere. No! Confringo. Espelliamoci.
svegliato. Difendo, comprendo. Raga, allora mettiamo una magia per ogni colore, tutta nel secondo slot. Defuso. Cazzo. Lapis. Bomba. Sì. Grazie, Miriam. Dito. Oh, Giuseppe, vedi che il finale è il facile, puoi farlo tranquillamente. È stato un professore amato da molti di voi e anche un collega di lunga data. Grande avventuriero e rinomato ricercatore, è diventato famoso affrontando l'ignoto, del tutto incurante della prudenza e della sicurezza, impartendoci così una lezione molto spiacevole. Il suo amore per l'avventura era pari soltanto alla dedizione per Hogwarts e all'amore per sua moglie Mari, Miriam, venuta a mancare troppo presto anche lei. Lo so, sono bravo. Il professor Fig rappresentava il meglio di tutti noi. No, è morto. Era incredibilmente intelligente. Possedeva una mente curiosa e brillante. E era il più leale degli amici. Ma forse ciò per cui gli saremo per sempre debitori è l'incredibile coraggio che ha dimostrato. Solo grazie al professor Fig
Beh, posso affermare che solo grazie a lui se molte di noi e la stessa Hogwarts sono ancora qui oggi. Quelli che lo conoscevano bene sanno che è nostro dovere onorarlo come solo Hogwarts sa fare, affrontando con saggezza, equità, intelligenza e coraggio ciò che ci attende. Al professor Fig. E noi che non ci fidavamo di lui. È vero, quello che credevamo essere il nemico si è rivelato il nostro caro amico. Non riesco a credere che sia morto. Non lo conoscevo bene quanto te, ma so che era una brava persona. È bello che la Weasley abbia reso onore a Fig in quel modo. Non lo dimenticheremo. Mi rendo conto che dovremmo fare lo stesso per mio zio. Spero che Anne accetti di incontrarmi. Sebastian, non posso neanche immaginare cosa stiate passando tu e Anne. Spero che si farà viva presto. Chi cazzo è questo che arriva? Ti farò sapere. C'è una cosa che devi sapere, Sebastian. A proposito di Victor Rookwood. Gira voce che vi siate affrontati fuori dal negozio di Ollivander. Sarà stato un bello scontro per te. È vero, ma non è di questo che volevo parlarti. Subito prima di attaccare, Rookwood ha detto qualcosa. Le stesse parole che Anne ha sentito prima di essere maledetta. I bambini devono essere visti e non uditi. No, aspetta. Che vuoi dire? Non è stato uno dei seguaci di Ranrock a maledire Anne. È stato Rookwood. È lui il responsabile. Non è possibile. Sono stati i seguaci di Ranrock, sicuramente. La notte in cui è stata maledetta, Anne non ha visto che Goblin. Quando Rookwood si è alleato con Ranrock, l'eredità di Isidora ha iniziato a far gola a entrambi. È per questo che Rookwood era lì la sera in cui Anne è stata maledetta. Stava lavorando con Ranrock. Quando ha visto tua sorella, lui... non voleva che la cosa si sapesse. E l'ha maledetta. Da allora non è più stata la stessa. Che crudeltà. Rookwood ha avuto ciò che meritava. Grazie per avermelo detto. Non è stato un goblin. Ti devo delle scuse. Per tutto questo tempo ho visto i goblin come il nemico. Ma non era così semplice. Per quanto riguarda quel che è successo nelle catacombe, ci sto ancora pensando. Spero che ci rivedremo presto. Ho molte cose da dire. Già. Ebbene. Le missioni principali sono state tutte quante completate. Il che vuol dire, ragazzi miei, che abbiamo finito il gioco. Il doppiaggio, devo essere sincero, il doppiaggio in alcuni personaggi non ci stava. Ah, fermi però. C'è dell'altro. C'è dell'altro, occhio. In 4 giorni l'hai finito. Sì, bro, però in 4 giorni ci ho giocato in un totale di quante ore, bro? Fatti tu conti. Avrà giocato tipo 24 ore in totale? No, forse di più.
Beh, essere un mago oscuro no non comporta differenze. Questo non lo sappiamo di preciso, perché non sappiamo che scelte avessero quelli maghi buoni. Non lo sappiamo, quindi non sappiamo se magari lì noi avevamo la possibilità di scegliere se prenderci il potere oppure no. Non lo sappiamo, boys. Dovremmo valutare. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbiglie di Zenobia sono in punti elevati. Revelio! Adesso qualche gobbiglia. Eccola va. Accio! Una delle gobbiglie di Zenobia. Non capisco cosa ci sia di interessante. Vediamo se effettivamente dobbiamo fare gli esami adesso, in teoria. Vediamo un po' che cosa succede. Professoressa Weasley, voleva vedermi? Sì, non abbiamo ancora avuto occasione di parlare da... Comunque, regà, l'ha fatta al primo run, comunque. Molto al professor Fig. Hogwarts non sarà la stessa senza di lui. Concordo, ma ti assicuro che vorrebbe che continuassimo. So che riposerà in pace sapendo che il destino del mondo magico è in mano a una persona come te. Grazie, professoressa. Hai avuto un anno pieno, fuori e dentro Hogwarts. Ho sentito con molte 90 voci cure su di te. Che hai cavalcato un Grappon, fatto amicizia con un goblin, salvato degli ippogrifi e perfino aiutato l'elfo domestico del professor Black. Come fa a saperlo? Qui in giro mantenere un segreto è più difficile di quanto si pensi. Non c'è bisogno di parlarne ulteriormente. Parliamo invece della tua guida pratica alla magia. Posso vederla? Certo. Beh, che cosa ne pensa, professoressa? Ti sei dato da fare quest'anno. Vedo indubbiamente dei progressi, ma gran parte della guida pratica è ancora da completare. Fortunatamente hai ancora tempo per prepararti per il gufo. Sappi che ho avuto un presentimento su di te dal primo momento in cui sei arrivato di corsa, in ritardo allo smistamento. Sono felice che il mio sesto senso avesse ragione. E pensare che sei qui con noi da solo un anno e stai già affrontando il gufo. I tuoi progressi sono stupefacenti. Grazie, professoressa, per tutto. Il piacere è mio, davvero. Non vedo l'ora di assistere a quello che farai nei prossimi tempi qui con noi. No, non ti buggare. No, non ti buggare, prof. Mannaggia te, cazzarola. Oddio. Oddio. Oh mio Dio. La coppa delle case? Allora, andiamo un attimo senza delle necessità. Allora, mo ci proviamo, eh. Mo ci proviamo a fare il torneo delle case. Però livello richiesto è 34. Mo non ce l'ho più 34.000 cure. Però c'ho Avada Kedavra maxato. Fink avrebbe bisogno di parlarti quando hai un momento. Lì si decide il vincitore dell'anno scolastico, sì. Ma io che livello sono? 29. Minchia, 29, lì richiede il 34, raga, ma dove vado?
di Alcide del Patronus e non ci conterei troppo. Potremmo provare, cioè, tentar non nuoce. Possiamo provare. Facciamo un po' di pozioni. Vediamo che si riesce a fare. Dovremmo fare le secondarie, sì. Ah, il livello non è consigliato. Ah, ok, non lo posso proprio fare. Eh sì, perché c'è il lucchetto, è bloccata. Quindi devo raggiungere per forza il 34. Allora, il metodo migliore per arrivare al 34 qual è? Oddio, bellissima! Allora, fare altre 10 ore di gioco. Ma non credo così tanto, Non credo così tanto. Vai a cercare le lune così puoi sbloccare tutte le serrature. Vero? Vero? Verissimo. Allora, vediamo su missioni intanto. Allora, missioni, andiamo un attimo da questo tizio qua. Cos'è? Ah, questa l'abbiamo individuata. L'abbiamo finita. Andiamo. Andiamo a consegnare le biglie a questa. Il level cap è 40? Penso di sì. Un'altra avventura ti aspetta? Deduco. Vabbè, sicuramente, raga, uno dei cosi per il platino sarà quello di sbloccare tutti i fuochi all'interno di Hogwarts. Sicuro come la morte. Un altro trofeo sarà quello di sbloccare tutti i trofei di... Scusate, tutti i fuochi della mappa. Sicuro come la morte. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbiglie di Zenobia sono in punti elevati. Tazzo! Questa era l'ultima gobbiglia di Zenobia. Ora devo andare da lei. Ok, andiamo. No, non te li fa prendere i demiguys perché si possono prendere solo di notte, brothers. Non è un bug. Li puoi prendere solo quando è notte. Ribellio. No, non è un bug. Ciao Dragon Ball. Dove sta sta celebrosana? Non so cosa farassi tu con il complotto fallito, ma quantomeno non hai... Spero che avrai più fortuna di me nel rintracciare. Ciao Zenobia. Ho trovato tutte le tue Dici davvero? Buon senso e... Beh,
In realtà ho deciso di tenermele, così impari ad appestare i tuoi compagni di classe. Cosa? Vuoi tenerti la mia preziosissima collezione? No, sto solo scherzando. Certo che puoi riaverle. Ah, oh, si è lodato Merlino. Mi servono punti esperienza. Chissà se ora che ho riavuto le... Mi sembra una pessima idea. Perché? Beh, io vado. Mi servono punti esperienza, boys. 180 sono golosi, eh. Revelio. Ah, vaffanculo, questo è quello. Revelio. Lumos. Revelio. Anche questo dovrebbe darmi punti, vero? Lumos. Ok, questi sono altri punti esperienza. Non pensare che sprigionerai l'invitante profondo delle gardenie. Siamo al 29, regà. Revelio. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Piacere esservi in cortile, non è la stessa cosa. Una volta è di qua. Destra. Cazzo è? Revelio. Dentro? Sì, devo fare secondarie per forza. Tutti i miei fratelli si sono. Oh, non trovo dove cazzo sta. È una vera ingiustizia che io debba fare. Dobbiamo fare per forza 6 secondarie, dai. È pieno di secondarie. Andiamo a fare quelle che richiedono più livelli che abbiamo, regà, perché almeno facciamo un botto. Sebastian vuole vedermi nel sotterraneo. Andiamo a vedere questo che cazzo vuole. Che siamo vicini. Ok. Anche tu hai notato che la normal mode è abbastanza facile? Ma facile, in realtà no, è che la modalità normale ti permette di goderti il gioco, ma comunque avere una buona sfida con le situazioni. L'ho fatto per lei. Denunciarmi. Ha visto quel che è successo. Denunciarmi. Revelio. Sebastian, hai sentito? Hai visto quello che è successo? Non volevo fare del male a mio zio. Ho scaricato Twitch solo per le due live. Grazie, che sia morto. Com'è potuta finire così male? Non era quello che volevo. Non volevo che... Oh, Anne, stavo solo cercando di aiutarti. Ora non posso. Lui secondo me diventerà qualcosa di cattivo nei DLC o altre cose. Tu puoi capirmi. Parla con Infaustus, fallo ragionare. A te dar retta. Io devo rimanere con Anne. Non preoccuparti, Sebastian. Parlerò io con Infaustus. Grazie. Sei un vero amico. Indipendentemente da quel che succederà,
Sono felice di averti conosciuto. Povero Sebastian. Sono abbastanza sicuro, boys, che metteranno un DLC con le battaglie PvP, secondo Faust. Me. Che tragedia. Potrebbe essere. Non posso crederci. Non lo so. Dopo il nostro ultimo incontro sono andato subito a Hogwarts. Prima di avere il tempo di parlare con Black, ho sentito Anne. Sono corso a Feldcroft e l'ho trovata col corpo di Solomon. Era fuori di sé per il dolore. Parte di lei vuole che Sebastian affronti le conseguenze, ma l'altra non riesce neanche a pensarci. Non voglio perdere Sebastian, ma non abbiamo altra scelta. Invece ce l'abbiamo e come? A che servirebbe denunciarlo ora? È chiaramente pentito delle sue azioni. Di certo non farà mai più una cosa simile. Sono cose già sentite da entrambi. Però dobbiamo pensare anche ad Anne. Prima ha perso la salute e ora suo zio. Sei sicuro di volerle portare via anche il fratello? Io capisco quel che dici. Forse hai ragione, anche se credo che Sebastian dovrebbe pagare per quel che ha fatto. In realtà puniremmo Anne. Spero davvero che stiamo facendo la cosa giusta. Parlerò con Anne. Se la decisione proviene da me, sarà concorde. Grazie, Infaustus. Sei un buon amico. Qualunque cosa ci aspetti, dobbiamo affrontarla insieme. Di questo sono certo. E quindi? Revelio! Quindi... Vabbè, raga, dobbiamo fare le missioni, dai. Allora, ho individuato una tana di unicorni in un'area della foresta proibita. Devi tenere bene aperto. Vabbè. Secondo me Sebastiano mo ti sfida alla Avada Kedavra. Comunque Fausto vuole denunciarlo. Così possono restare lui e Danna da soli. Giovane amico. Hai capito le ali? Tutte Fausto le ali, eh? Revelio! Ci sta un mercante qua? Zio cane. Nuova missione disponibile. Chi è? All'ombra dell'amicizia. Sebastià, mo mi già mi ha insegnato Avada Kedavra, sta a posto, dai, ciao. Su, nocciolina. Revelio. Ma una volta che vedo nocciolina, che devo fa? Ma scusami, eh. Ma io l'ho catturata nocciolina. No? Non è nocciolina questa? Revelio. Ho finito il gioco, sì. Mi manca soltanto la coppa. Ah,
cerca di dare la colpa. Revelio. Ecco la nocciolina. Cioè, prendene. Il mio occhio è allenato come quello di uno. Non è nocciolina. Per una scrofa. Unicorno. Revelio. Non è nocciolina. Vedi, c'è scritto unicorno. Nocciolina era l'altra, quella bianca che c'è scappata. Revelio. Deve essere stato Eccola. Abbandonato molto tempo fa. Eccola lì. Sta puttana. Ora congelo. Nocciolino di cazzo. Revelio. Ok, ritornata qua. Su, coraggio, sto solo cercando di aiutarti. Ora posso portare Nocciolina in un vivario. Prima però devo far sapere a Madama Bugbrook che è salva. E questo ce lo vendiamo. La professoressa Aura. Revelio. Bracconaggio. Nocciolina ha rotto il cazzo. E sono un bracconiere, sì, bro. Nel senso. E anche perché ti dai soldi se gli porti gli animali? A volte sembra che tutte le strade. Revelio. Se bastano per un altro strumento. Non so perché, ma secondo me per il platino serve anche una roba del genere. Se continuano ad andare. Cavallina del mio... Madama Bugbrook, ho trovato la sua amica Nocciolina. Oh,
Grazie al cielo! Come sta? E tu stai bene? Per caso conosci un posto sicuro in cui possa stare? Stiamo entrambi bene e sì, posso tenerla al sicuro io, ma che ne dice di aiutarmi a sostenere le spese necessarie? Oh, che sollievo! E certo, pagherò qualsiasi cifra. Bracconiere pure strozzino. La mia piccola sia protetta e accudita. Bene. Prenditi cura di Nocciolina ora. Revelio. €180. Prendete tutti la gazzetta del profeta. Dobbiamo fare tante missioni poi. Volete vedere Nocciolina? Ah, è giusto, raga, scusami, chi cazzo me ne... Raga, devo pisciagna, c'è più. Olè. Allora, gestisce animali. Prenderò cura io di te. Dovrei... Tieni lo spetto, tiè. Tieni, girai e mangia. Noccioli, tiè. Posso dirvi che sta cosa mi pia... Vabbè, raga, lasciami stava. Sembro un drogato. Sembro drogato, raga. Scusatemi. Lo sono da giorni. Bro, mi... Cioè, nel senso... Scusatemi se questa cosa è così palese, raga. Scusatemi. Revelio! Tic avrebbe bisogno di parlarti quando hai un momento. Non mi sape che vuoi, dai. Ciao, Tic. La professoressa Weasley mi ha detto che volevi parlarmi del telaio. Salve, sì. A proposito, Tic ha pensato che...
Che cosa cazzo è? Ah, la stanza pare ritenere che ti serva più spazio per i tuoi animali. Come diceva Tic, Tic ha avuto un'idea. Tic sa come collaudare il capo di abbigliamento che hai migliorato con il telaio incantato. È come aiutare un vecchio amico. Cosa intendi? Un elfo domestico di nome Tobbs recupera succo di sanguisuga per il suo padrone in una caverna vicino a Hogwarts. Il padrone di Tobbs non gli permette di uscire dalla caverna. Tic sa che è infestata dai ragni. È terribile. Lo è. Tic non ha notizie del suo amico già da un po'. Visto che il capo che hai intessuto col telaio ha un incantesimo che potrebbe essere utile, forse puoi provarlo mentre fai visita a Tobbs. Visto che cercare Tobbs è un buon modo per mettere alla prova i miei abiti incantati, allora lo farò. Oh, grazie. Ti prego, fai sapere presto a Tic come sta il suo vecchio amico. Magna pizza. No! No, no, no! Michael. Rivelio. Non mi sto perdendo in chiacchiere, però. Allora, andiamo a fare altre missioni, dai. Sta coppa tocca falla. Livello consigliato 20. Vuol dire che questo mi dà un po' di punti esperienza, dai. È stato un piacere seguire la serie da te. Grande Marco, grazie bro. Sto contento. No, un'altra padre eterno. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Quanti non si dorme un cazzo. In compenso ora sapete come va a finire e potete spoilerarlo anche voi e ai vostri amici. Vediamo se mi ha risposto Joseph. Ha risposto Blazzi. Ha scritto l'hai finito bro? Io ho scritto sì. Questa deve essere la grotta di Tobbs. Farò bene a entrare.
Expelliarmus! Confringo! Il padrone di Tobbs è orribile. Tobbs! Tobbs! Mi manda Tick! Ci sei? Confringo! Mi sa che Todd ha fatto la fine del cazzo. Revelio! Ragnetti! Stupiditi! Confringo! Expelliarmus! Revelio! Confringo! Porco madonni! Expelliarmus! Confringo! Revelio! Tobbs è stato qui tempo fa. Deve essersi addentrato nella grotta. Proteggo! Stupidito! Revelio! Confringo! Expelliarmus! Bombarda! Glacius! Vingatium Leviosa! Glacius! Confringo! Revelio! Confringo! Mi sa che però sto andando troppo avanti per la strada giusta. Confringo! Expelliarmus! Confringo! Revelio! È durata fin troppo questa battaglia. Confringo! Invece mi stanno facendo un po' sudicchiare, sapete? Revelio! Questa live andrà su YouTube, sì, raga. È l'ultima. Cioè, l'ultima. Non è l'ultima, ma... Dopo di questa, raga, caricherò direttamente quella del torneo... Che poi, raga, andrò avanti da solo perché... Tu vuol dire che devi un ragnetto? Defuzzo! Azzo! Devia che vuol dire devia? Che vuol di devia? La vedo davvero male.
Lucky. Bombarda. Accio. Defuncio. Devo deviare un attacco? Cazzo, mi fai finire pozioni, bro. Bombata. Non capisco, non lo fa. Confringo. Revelio. Ho provato con proteggo, ma non va. Ho rimesso la vada che d'avra qua. Non è colpa mia se sei un enorme ragno letale. Con la vada che d'avra, ragazzi, si va avanti tranquilli proprio. Senza problemi. Ma tanto nel torneo dei tre maghi, nel torneo lì, sarò sicuro che d'avra, ragazzi. Ma ci potete proprio contare quello che cazzo volete. Ovvio che lo faccio. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Oh no. Ho la sensazione che quell'elfo domestico sia Tobs. Quell'elfo domestico? Ah, questo? Padrone, se troverò il corpo di Tobs, il grosso ragno avrà avuto la meglio. Tobs ha deluso le tue aspettative e merita questa punizione. Tobs si sente debole, stanco. Tobs deve... Povero Tobs, lasciato qui da solo coi ragni. Revelio! No. Ancora no. Ancora non si può giocare da PS4. Confringo. Revelio. Ho già visto quel tavolo. A quanto pare sono tornato all'ingresso della caverna. Huh?
ho già finito il gioco Sky Dragon. L'ho finito, bro. L'abbiamo finito poco fa il gioco. Andiamo a dire a Tick. Mappa Hogwarts. Stanza segreta. Stanza di necessità. Secondo me questo è il tuo gioco preferito. Al momento di quest'anno sì. Di quest'anno sì. Tick, sono stato alla grotta. Splendido. Tick spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs. Tick, mi dispiace dovertelo dire, ma Tobbs è morto. Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh, cielo. Tick temeva potesse succedere tutto solo in quella caverna. Povero Tobbs. Tick e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tick e Tobbs che voto gli darei? Furono separati. A Tick 8. È sempre dispiaciuto che 8. Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. 8 e mezzo. Tick è fortunato a servire streghe maghi così gentili come te. Tick sentirà molto la mancanza del suo amico e prenderà lui con la morte nel cuore. Devi fartene una ragione, Tick. Tanto non puoi farci nulla. Tick capisce. Tick vorrebbe stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace. I difetti? Per esempio, un difetto per me è questa... A volte, in alcune scene, c'è questa patina. Vedete questa patina che sembra un po' opaca? Cioè, opaca. Offuscata? Ecco, questa è una cosa non che personalmente... Non ho nulla che l'uso al momento. Non mi fa impazzire. No, non è Red Dead Redemption. No. No, no, non fate caso all'immagine di profilo, raga. Non c'entra niente. Cioè, ci sono... 10 demiguys qua in mezzo. Andiamo a vedere da questo quanto a quanto siamo, raga. Esatto, il doppiaggio ogni tanto non è il massimo. Questo sì, su alcuni personaggi il doppiaggio non è fatto proprio benissimo. Sal. Ho un po' di lune. Continuerò a cercare le statue. Complimenti. Allora. Protego. Quanti demiguys io ho portato io a sto spacca merda? 9 di 13 gliene ho portate. Mi serve troppo sta cosa. 27? Solo che questa mi sa che... Dio, questa mi dà un botto, mi sa. 27, raga. No, 13. Devo vedere un po' di demiguys in giro. Una risorsa molto utile, la tua guida. Qua ce ne sarà uno sicuro. Infatti, demiguys qua trovati in zero. Ok, facciamo una piccola deviazione. Prendo qua almeno il demiguys. È notte? Sì. Revelio. C'è una statuetta qua. Meglio indagare. Revelio. Ok. C'è un piano di sopra.
Affascinante, davvero affascinante. Revelio! Se avessi le energie. Questa è una prova di Merlino, no? Revelio! E dove si fa bra sta prova? Allo Mora! Regà, dobbiamo capire come fare per le prossime sere, perché ora che il gioco è finito, portarlo tutte le sere non ha molto senso. L'ho finita la campagna. Revelio. Ecco. Qualcun altro prova a chiedere. Allora sei lui. Che liberazione. Ah. Troverò io, Chia. Che cosa c'è? Elden Ring, no. Ora che è notte, dovrei indagare sulla faccenda dei furti per il signor Haggarty. Gli abiti della Deluxe si indossano. Non sono abiti, sono dei. Che tu sia passato oggi. Delle cose estetiche, quindi devi modificare quelli che hai e cambiargli l'aspetto. C'ho pochi soldi. Oh, c'ho pochi soldi, mi dicono. Mi fa piacere che tu sia riuscito a passare. No, Revelio! Non ci pensate proprio ai portelli del ring io. Allo Mora. Come hai ottenuto Avada Kedavra? Avada Kedavra si ottiene salendo di rapporto con il ragazzo, quello lì. Chi avrebbe mai pensato che delle farfalle avrebbero guidato qualcuno a un tesoro? Revelio. Dove sta il demiguys qua? Bastardo. Accettiamo la secondaria pure della signora. Purtroppo... Ah, capisco. Mio marito Gray vedeva mister... Forse... Se la vedrò... Revelio! Eccolo, demiguys. Devo investigare sulla statua che ha citato Madame Tweedle. Eccolo qua. Allora, siamo a 10, ne mancano 3. Ecco qua la cosa delle prove, va. So riconoscere una prova di Merlino quando la vedo. Revelio!
Secondo voi che cosa devo fare in questa prova? Revelio. Bombarda. Ah, distruggere. Revelio. Davvero intrigante. Revelio. Confringo. Eccolo là. Non era poi così complicato, Merlino. Ok. Sì, infatti, esatto, Anthony. Allora, il Demigeister l'abbiamo preso. Rebellion. La prova di Merlino l'abbiamo fatta. Possiamo risettare la missione che avevamo prima. No, non era questa. Era questa. Ah sì, questa. Revelio. Altro oro. Non deve mancare molto ormai. Ah, ma se non ti Inferno! Expelliarmus! Uno manco in meno di... Perché? Confringo! Avanti! La colpa è soltanto di Arrok. Revelio. So cosa. Revelio. Qua non ci vado. Bombarda! Bombarda! Ce n'è un altro. Revelio. Ce n'è un altro da qualche parte. Ah.
so, brother. Bombarda! Ecco quello. Risolto. Non so dirti se effettivamente faranno qualcosa per fare veri e propri villain, ma ne dubito. Più che altro perché mappare tutto quanto Rebellion. Per fare proprio il villain, eccetera. Dove vogliono portarmi sti soldi? Revenio. Queste grotte, ragazzi, io personalmente potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Che sia una prova di Merlino. Levioso! Defuncio! Aria. Leviosa. Defuncio. Bombarda. Ok. Revelio. È abbastanza chill questa. Un castello. Deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi. Uova e forziere. Easy. Che cazzo era? Te ne pentirai per il resto della tua breve vita. Ma basta. Non mi fa ridere, ne so. Ah, un'altra bestiola caduta in trappola. Revelio. Ecco, queste per esempio non ce le faccio. Accio. Levioso. Wingardium Leviosa. Non è... Reparo. Questi per esempio, raga, che cosa gli mi consigliate? Bombarda. Lumos. Lumos. Wingardium Leviosa. Non credo. Bombarda. Accio. Defuncio. Expelliarmus. Confringo. Vorrei provare. Revelio. Expelliarmus! Confringo! Non lo so. Tutte le magie, raga. Descendo. Forse uso questa per tagliare?
Non è che ce ne stanno tante altre. Sta questa. Lapide. Difendo. Bombarda. Defuso. Revenio. Boh. Aspetta. Magari è proprio una di queste. Cioè, sto cazzo. Revelio! Sto cazzo. Incendio! Raga, Revelio! Non lo so, l'ho provate tutte le magie qua, eh? L'ho provate tutte. Vabbè, semplice. Mi sbatto il cazzo e me ne vado. Flipendo non mi manca. Eccolo. Eccolo Flipendo. Flipendo. Io non so questi che devo fare. Lucky. Confringo. Vedo perché non me li targhetta nemmeno, capito? Cioè, non me li targhetta neanche con R3. Queste rocce hanno visto giorni migliori. Vaffanculo. Non stai seguendo le istruzioni che ti sono state date. Proprio con le lucciole? Tipo prendere le lucciole con Lumos? Lumos. Ho fatto un altro account su YouTube. Lumos. No. C'ho soltanto Tuberanza Bros. Oh. Meglio indagare. Non ce ne sono altre però. Lumos. Si spaccia per te per dare premi. Bro, io ste cose non le Revelio. Faccio, quindi non cascate su ste cazzate. Oh, eccolo. Lumos. Reparo. Lumos. Merlino. Ok. No, concordo, Simo. Concordo. Il gioco a me sta piacendo davvero tanto. E fidatevi, raga, che l'avrei droppato molto prima. Se non mi sarebbe piaciuto.
questo posto. Solo ho visto che ecco, ci manca migliori. Poco. Non credo di platinarlo, raga. Perlomeno devo controllare i trofei del platino. Che cosa chiedono? Perché se chiedono l'impossibile, raga. Misterioso e un po' inquietante. Ce l'hai fatta! Finalmente fuori dall'aula. Quindi hai avuto fortuna nella biblioteca? Ci sono volute diverse ore e un'infinità di mappe, ma Notevole, soprattutto perché avevamo poche informazioni. Non ne ho la certezza assoluta, ma c'è una concreta possibilità che non mi sbagli. Ho sentito parlare di una grotta nell'area da cui le persone si tengono alla larga. A me sembra il posto ideale per nascondere qualcosa di valore. È un azzardo, lo ammetto. Ma è plausibile che un oggetto così misterioso possa essere stato nascosto in una grotta altrettanto misteriosa, no? Mi aggrapperei a qualunque indizio a questo punto. Ormai siamo qui. Diamo un'occhiata. Chissà se guardando direttamente una pietra di luna si possa rimanere ciechi. Fare il livello 34, ragazzi, secondo me è molto difficile, cazzo. I vasi più grossi devi comprare i progetti, devi comprare, bro. Revelio! Le voci che girano su questa grotta sono vere, secondo te? Suppongo che lo scopriremo. Assolto! Bombarda! Quale sarà la zona giusta? Revelio! Secondo me questa è la zona giusta. Questa, essendo una zona già aperta, secondo me è quella dove vai a prendere il tesoro e poi finisce lì. E infatti. Nemmeno il tesoro, qua ci stava un cazzo. Vabbè. I progetti si comprano dal tizio quello lì delle pozioni. Quello che vende le pozioni c'ha anche i progetti. Sì, Revelio. Uno che sceglie Grifondoro può prendere anche. Ma? Bombata. Penzolante, quindi devo Levioso. Flipendo. Come lo faccio penzolare? Levioso. Wingardium Leviosa. Bombarda. Ma che gli è preso? Boh, non lo so. Revelio. Riparo. Cazzo. Defulso. Revelio. Non saprei come devo farlo penzolare. La storia l'ho finita, sì. Che fai l'humus anche tu, brutta idiota? Accio! Defuso! Che cosa avrei aperto? Revelio! Da qui dove sono arrivato? Sicuro. Qui è dove ho preso la cosa. Defuso! Revelio! Ah, ecco! Defuso!
Olè. Revelio. Olè. Ah, dal gioco l'ho detto, ragazzi, un 8. Per me è un 8, 8 e mezzo. Come hai detto, scusa? Deve essere così che sono iniziato a vedere sulla grotta. Si dice che il canto di Cooper porti alla pazzia. No, non credo. Black Clover intendi il gioco o intendi l'anime? Azzo! Se la pietra di luna è più conosciuta, forse Revelio. Qualcuno vuole proteggerla. Azzo! Defuso! Se non si rompe. Azzo! Revelio! Oh, sta tizia mi sta in mezzo ai coglioni. Chissà perché me lo aspettavo. Prima i Fooper e ora questo. Allora. Apriamo prima quello del forziere. Triangolo cerchio. Dobbiamo trovare delle falene per le girandole. Quello non è un triangolo. Sì, questo triangolino. Azzo! Questo è importante, brother. Lumos. Lumos. Cerchietto zillinato. Azzo. 10, brother, dare 10 a un gioco è... Revelio! 10, raga, per prendere 10... Tazzo! Il finale un po'... Un po' non lo so. Lumos! Lumos! Revelio. Ma niente, troveremo un percorso alternativo. Accio. Defuzzo. Accio. Revelio. Allora. Lumos. Lumos. Revelio. Oh. Ah, ok, quella saliva dopo. Come salgo da qua? Ma dove cazzo sono? Revelio! Ma tu da dove cazzo sei arrivata, scusa? Bombarda! Oh, oh.
realtà potevo tranquillamente girare la cosa. Imperio! Finché prendo punti di esperienza va sempre bene. Revelio. Sono ritornato al punto d'oro prima. Ah, ho fatto il giro sotto, tipo passaggio segreto, bello. Defuzzo! Se cazzo di farfallette le ho portate a spasso. Vi ho fatto fare il tour del dungeon. Okay. Yo. Devi fare nel chill, bro. Con la Blue Lock non puoi fare nel chill. Revenio. Allora, Expelliarmus. No, non ho trovato in tempo la magia. Era penzolante. Revelio. Merda, l'ho fatto penzolare dalla lingua. Guarda, le bolle nell'acqua. Che cosa strana. Che dici? Diamo un'occhiata? Mi leggi nel pensiero. Vai. No, l'anime di Black Clover non lo riporto perché non mi fa impazzire. Revelio! Da vicino è ancora più bello. Deve essere qui, me lo sento. Confringo! Considerato per cosa sono noti i Fuper. Revelio! Credo di essere così felice di vederne così tanti. Non saprei, li sto ascoltando da un po' di tempo e temo di stare iniziando a impazzire. Benone. Revelio! Stavo pensando che è la prova che i bracconieri non sono ancora passati e che la pietra di luna è qui. Questo significa che siamo un passo avanti a loro. Trovata! Abbiamo trovato ciò che cercavamo. Ora portiamolo al cerchio di pietre. Brava, Poppy.
Alla fine era la grotta giusta. Meno male. La seconda stagione di Demon Slayer l'ho già vista, bro. Portare un anime che ho già visto. Come ha suggerito Doran, dovremmo portare la pietra di luna al cerchio di pietre. Andiamo? Certo. Se partiamo ora, dovremmo riuscire ad arrivare entro sera. Ecco il cerchio quando di pietre. Quando usciranno la stagione finale di Attack on Titan, sì. Ma ora che siamo qui, non sono molto tranquilla. Sapevamo di dover recuperare la pietra di luna, ma Doran non ci ha detto cosa accadrà quando metteremo la pietra nel cerchio. Non credo che Doran ci avrebbe messi in pericolo intenzionalmente. No. Hai ragione. Mi sto preoccupando per nulla. Su, proseguiamo. Siamo quasi alla fine. Mi sa che è laggiù. Comunque, com'è sta tua nonna? Niente, abbatte nonna. Ha lanciato un mignolante e minaccia di trasformare in mantello il primo bracconiere che si presenta da lei. Niente, sono caduto come un coglione. Mi sento comunque male se penso che sono andati da lei per colpa mia. Sarà felicissima che hai deciso di trovare i Bolcini. Spero di sì. Nonna capisce quanto sia importante proteggere chi ne ha bisogno. Direi che non ci sono dubbi su dove mettere la pietra di luna. Beh, sai. Cosa hanno disegnato? Era la danza dei Moonkalf. Sai quanto è raro vederla dal vivo? Avviene solo con la luna piena. Anche se credo che questa volta sia stato merito della pietra di luna. Una botta questa quasi quasi. Per terra. È normale. Fa tutto parte della danza. Non ripetono mai lo stesso motivo. Per capire meglio questo dovremmo disegnarlo. Non vedo l'ora di dire a nonna che ho visto la danza dei Moonkalf ben due volte. Mi invidierà molto. L'avevi già visto? La prima volta è stata fortuna. Ero in sella dalla forte e per quello li ho visti. Era la notte... La notte in cui ma ho conosciuto Leo? Alla forte, io... Come vi siete incontrate, tu e dalla forte? Mi fa molto piacere raccontartelo. Circa 5 anni fa, alla forte fu catturato allora, dai... Già ce l'hai raccontato, Poppy, da non ci fa il pippone. La notte in cui liberai... Vengo... Perché hai aspettato tutto questo tempo, prima di dirmelo? Mi dispiace. Ci ho pensato spesso, ma... Mi sono sempre sentita diversa... Ti basti okay, sapere... Ok, lei è figlia di che coraggio. Anch'io lo sono. Poppy, una sola persona. Posso provarci? Non l'avevo mai detto. Grazie di avermelo detto. Dovremmo tornare da Doran. Sì, ma dammi i punti esperienza. Raccogli che la serve. Pietra di luna. Così posso fare uno schizzo del simbolo per Doran. Hai finito il disegno? Ci sono... Il diario non diceva che... Ma certo! Forse faremo... D'accordo. Andiamo, dai. Quanto mi ha dato? 180. Il max degli XP che mi danno, ragazzi, è 180. Revelio. Che devo fa? Se gli exp sono questi, sono questi. Cioè, non è che...
Sono quasi completa tutta. Questa voglio fare. La maschera del lupo. Ho un punto talento. Minchia, regà, è difficilissimo salire di livello, porca vacca. Anzi, più che difficile, è proprio di impossibile, zio caro. Al 34 poi. Cioè vuol dire che dobbiamo giocare veramente, ma veramente tanto. Vabbè. Oh, più carino questo. Oppure fare le missioni, quelle durante... Vediamo. Fast level Hogwarts Legacy. Fast way to level up. Abbiamo trovato il modo per livellare. Let's go! Dick avrebbe bisogno di parlarti quando hai un momento. Esatto, regà, l'importante non ci sono stati feriti, morti e altre cose. Comunque, regà, magari potrete darmi del complottista, ma a me sembra proprio che sta succedendo qualcosa dentro Stumon. A me sembra che sta succedendo veramente qualcosa dentro sto mondo, regà. Non lo so. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Non so se mi troverei bene in un... Qualche miglioramento? Purtroppo grazie no. Grazie, Lucky. Ho finito il gioco, sì. Cosa stai cercando esattamente? Fa attenzione. Sto cercando di venderti un po' di roba. I seguaci di Ranrock si sono stabiliti qui vicino. Lo fanno una scuota i seguaci di Ragnar. Terremoti, tsunami. Regà, troppa roba. Bashimriani. Grazie mille della visita. Sembra che la situazione stia peggiorando. Devo stare in guardia. Già che ci sto, faccio pure questo. Conoscendo Amit, è probabile che abbia studiato qui.
Bella bro, una dipendenza sto gioco. Oggi devo tutto tempo. Bro. Benvenuto. Benvenuto nel mio mondo. È da ieri che gioco, zio cane. Ok. Leone come Massi Mariani. Revelio. Full magnato che è finito il gioco e vende un'ore. Ma quando a me una cosa mi piace, raga, io ci vado sotto di brutto. Come la figa. No, scherzo. Per caso sono... ma... sì, ne ho proprio un po'. Mi sento... prego, accetta questo dono come ringraziamento per la tua generosità. Non so cosa ti ho dato, però... Buongiorno. Vende qualcosa? Sto solo esplorando. No, ti dirò, anche a me piace. Mi chiedo per una persona. Non me ne frega un cazzo chi sei, dai. Che cosa c'è in vendita? Vedi se c'è qualcosa che ti serve. Sì, queste. Grazie per la fiducia che mi hai accordato. Grazie per la fiducia che mi hai accordato. È stato un piacere. No, ma non mi va di fare problemi. Cosa hai in serbo per me questa volta? Revelio! Vabbè, gli animali si possono aspettare. Allora, ora amici miei, vi mostrerò come salire di livello velocemente su Hogwarts Legacy. Ok? Allora, rompiamo prima tutti i vasi. Vedi tu dove è finito l'arco in basso. Abbiamo fatti 15, 16. Mamma. Altro. Ecco il 18esimo. La vada, eccolo. Dovresti andarci piano con i dolci. C'è. Evapora. Su, il 20esimo. Ti dico solo una cosa.
Ok. E ora, signori, parte l'arena. E si sale di livello. Che cazzo fai? Svegliamo! Confringo! Ecco qua. Arena di combattimento. Revelio. Potrebbe rivelarsi ora si protegge. Stupefatto. Dov'è? Expelliarmi! Crucio! Inferno! Liberami! L'ho sentito! Stupefaccio! Riprova! Expelliarmi! Confringo! Le dio! Avanti, che d'abra! Revelio! Prego! Riporta un animagus alla sua forma umana. E come si fa, scusami? Tazzo! Bombarda! Reducto! Che ne dici di giocare a predatore e preda? Come si fa a riportare in vita un animagus? Ah, eccolo come si fa. Ecco come si fa. Quello che hai fatto a degli animali indifesi. 135 XP, raga. Prima ondata, subito! Proteggo! Stupefaccio! È ora di dare! Stupefaccio! Crucio! Ecco, studente, che ha trovato il nostro potere! No! Inferno! Ok. L'oscurità che lo sappia Sebastian. Un Ashwinder. Che va là? Inferno! Non rendermi tu. Espulso! Stupefaccio! Crucio! Stupefaccio! Hai liberato tu, Nora. Espediamo! Stupefaccio! Io sono la maraviglia. Confringo! Non va a finire! Uccido, poi ti frugo le tasche. Protetto! Chi è che mi fa? Hai con me.
l'impero. Stupidissimo. Altro che porto frigo. Conflitto. Andiamo a prenderti finché sei ancora qui. In meno nel mondo magico. 260 XP, rega. 260. Impegno. Prendo lei. Protego. Stupidito. Ora con la vada che d'avra è. Stupidito. Stupidito. La vada che d'avra. Una vada che d'avra, ho finito l'ondata. Quanto mi dà per quest'ondata? Peccato che la tua vita debba finire. Non ci credo. Stupidito. Minchia, qua fai un botto di missioni, oh, raga, questa non te l'aspettavi, eh? Bastarda. Crucio. Inferno. Allora, se io faccio ricomincia la sfida, fatemi vedere una cosa. Se faccio ricomincia, mi ridà? Mi ridà i punti?
Che livello sono? 29, quasi 30. Proviamo. Ci divertiremo. Expediamo. Ah, è ora di dare una lezione a qualcuno. Convisimo, attenti a me, non è che davvero. Ok. Inferno. Che dobra! Sopravviverai a questo combattimento! Bombarda! Hai superato! Svegliati! Faccio seppellire per terra la testa di un... C'eri quasi! Expediamo! 20 XP. Gli animali corrono meno rischi adesso. Mi ridai punti, ragazzi, e faccio ritenta. Buona. È la maglia che ci ha rubato l'elmo. Per livellare legatissima proprio. Come ti farò rimpiangere. Merda. Quell'ipogrifo che hai rubato ci serviva. Dormire sonni più tranquilli. Minchia, qua raga bisognerebbe far mambo. Inferno. Protetto. Stupefatto.
Bombata! Data finale. E la mia bella. Expulso. Crucio. Sapevo che ti avrei trovato. Expelliamo. Reduco. Confido. Protetto. Superficio. Reduco. Bombarda. C'è un sacco di cose da fare. All'infinito, raga, ma raga, niente, dicono che questo è il metodo migliore. Fammi vedere dov'è questo che va. Ciao Johnny. Ah, posso ricominciare quanto cazzo voglio. Vabbè.
Raga, comunque conviene 100.000 volte fare questo piuttosto che fare le missioni, eh. Cioè, proprio di 200 milioni di volte. Anche se così, questo qua è un po' noiosetto, ma... 4 livelli, raga, secondo me lo dovremmo fare una decina di volte. Anche se... Sono Johnny, quello che lavorava agli stand di carte in fiera. Ma aspetta, Johnny... Non mi vede il tuo profilo. Johnny... Ah, ho capito, Johnny, quello che lavorava allo stand di indossare carte di Dragon Ball, insomma, per non citare il signore lì. Faccio vedere l'equip. Ecco l'equip. Sarebbero da migliorare questi, però. Lo so. Proprio quello. Ho capito. Ho capito. Mi ha sbloccato qualcosa. Penso sui mantelli. Cioè, questo coso mi avrebbe sbloccato? Oddio, se fosse nel mio stile, ti direi pure. Ma non è nel mio stile. Oddio, anche se in realtà, ragazzi, sarebbe arrivato il momento anche che ci cambiamo, eh. Però no. Raga, io non ce la faccio più. Vado a dormire. Basta. Vado a dormire che sono stanchissimo. Devi fare le prove di... Devi fare le prove di Silente. Eh sì, scusa, di Merlino. Devi fare le prove di Merlino in giro, quelle con la fogliolina. Ragazzi, non ce la faccio più. Buonanotte a tutti. Domani ovviamente la live su YouTube non si fa, raga, perché abbiamo finito il gioco. Non ha senso, devo solo farmare come un porco. Quindi farmerò domani mattina, vediamo. Devo farmare. Così poi giochiamo sto torneo. Raga, buonanotte a tutti. Un bacio. Vi voglio bene. Ciao.